Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. È scattata all'alba di stamani l'operazione Pusher, sono state arrestate 13 persone, altre 6 sono state denunciate. In questo modo la polizia, sotto il coordinamento della procura, ha smantellato lo spaccio di droga nella zona della stazione. Sentite. Una cessione dietro l'altra, spaccio a flusso continuo, giorno e notte, in centro come in periferia. Eroina e marijuana cedute a singole dosi da un esercito di spacciatori inseriti in un sistema organizzato, controllato e pianificato. E proprio il sistema è stato colpito dall'inchiesta della procura che ha portato all'arresto di 13 pusher e misure di divieto di dimora e obbligo di firma per altri 6. Si tratta di giovani originari della Nigeria, del Gambia e del Ghana, approdati in Italia con il sogno di una vita migliore e finiti a guadagnarsi la giornata vendendo morte. Le misure sono state eseguite all'alba di oggi dalla polizia, in azione il servizio centrale operativo della direzione anticrimine e la squadra mobile. In tutto una 70ina di agenti per cancellare uno dei canali dello spaccio di droga a Prato. Pusher finiti in carcere grazie all'attività di poliziotti sotto copertura che si sono finti clienti. Qui sono stati colpiti coloro i quali materialmente spacciavano la modica quantità di sostanza stupefacente e sono stati colpiti in maniera metodica attraverso il ricorso a strumentazioni che la magistratura ha consentito noi utilizzassimo per arrivare a superare il problema della modica quantità, che in Italia significa non poter mantenere in stato di custodia cautelare chi vende una modica quantità. Questo problema, attraverso la dimostrazione della condotta reiterata delle diverse eccezioni, consentono praticamente la vendita di sostanze stupefacenti, permette, utilizzando una strumentazione particolare che è l'operatore sotto copertura, di superare il problema della custodia cautelare. Il lavoro della squadra mobile è partito a settembre dello scorso anno da Prato e ha seguito i tragitti di pusher e clienti pendolari in movimento dalle nelle province di Firenze e di Pistoia, spaccio concentrato in particolare nella zona della stazione centrale e del liceo Copernico. Gli arrestati sono tutti sotto i 30 anni, molti richiedenti asilo, diversi clandestini, alcuni già fermati in passato per lo spaccio di singole dosi e proprio per questo mai finiti in carcere. Le persone che sono state arrestate oggi non saranno scarcerate e questo ci consente di colpire il fenomeno eradicandolo. La strategia messa in atto a Prato, vale a dire la ricomposizione dello spaccio spezzatino, è la stessa che lo SCO ha usato per smontare altre piazze di spaccio: Genova, Vicenza, Venezia, Lucca, Firenze. Il problema della droga è troppo esteso e troppo diffuso per essere colpito solo per le vie giudiziarie. Questi spacciatori per ora riteniamo di averli individuati e penso che verranno adeguatamente sanzionati. Ed è di ieri un'altra importante inchiesta della Procura, questa volta fatta dai carabinieri, indagini dei carabinieri, quella sullo sfruttamento del lavoro di operai in stato di bisogno. Ci sono sviluppi. Si è costituita la donna cinese di 41 anni finita nell'inchiesta sullo sfruttamento della manodopera nelle imprese di famiglia. L'indagata, destinataria di una misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari, si è presentata nella serata di ieri al comando provinciale dei carabinieri, che nella mattina avevano arrestato il marito e il figlio, ritenuti titolari occulti di diverse confezioni, e il fratello. Custodia cautelare anche per il 46enne, ritenuto l'intestatario fittizio delle attività. In meno di 24 ore, dunque, i carabinieri del nucleo investigativo hanno chiuso il cerchio attorno alla famiglia. Le accuse mosse dalla procura sono sfruttamento lavorativo di operai cinesi e bengalesi in stato di bisogno e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'inchiesta è nata a metà del 2018 in seguito al controllo fatto dalla ASL in una confezione situata in via Pisa, dove erano state trovate condizioni igienico-sanitarie particolarmente degradate e numerosi lavoratori che, è stato accertato in seguito, venivano fatti lavorare anche per 15 ore al giorno per appena 500 euro al mese. A busta paga anche i titolari occulti. Necessario il contratto di lavoro per il rinnovo del loro permesso di soggiorno e anche per avere rapporti con le banche. La segnalazione arrivata in procura ha dato il via alle indagini dei carabinieri e della Guardia di Finanza, che hanno messo insieme un mosaico fatto di confezioni aperte e chiuse nel giro di un brevissimo lasso di tempo. Se ne sono contati almeno 17 dal 2014 e di un fitto via
travai di operai. Il giudice, nell'ordinanza di custodia cautelare, parla di massimizzazione del profitto. È stato scelto deliberatamente e senza alcuna esitazione di gestire in modo non sicuro l'ambiente di lavoro. È particolarmente indicativa, parole del giudice, della totale assenza di scrupoli, il fatto che in detti ambienti trovavano impiego, alle stesse identiche condizioni di altri lavoratori, una minore e una donna in evidente stato di gravidanza. Nel corso delle indagini è stato anche accertato che gli operai venivano seguiti costantemente. Nella stanza da letto di uno dei titolari è stato trovato un monitor che consentiva di controllare a distanza le fasi lavorative. Fasi lavorative che hanno permesso di accumulare grandi ricchezze. Il flusso di denaro gestito dai due ammonterebbe a circa 1,5 milioni nell'arco di qualche anno. Soldi spediti in Cina e poi fatti rientrare in Italia e investiti in immobili e auto di lusso. Nuovo sequestro della Guardia di Finanza di mascherine con griff contraffatte. I finanzieri hanno ispezionato nei giorni scorsi un pronto moda nella zona industriale del macrolotto gestito da una cittadina cinese. All'interno dei locali sono stati rinvenuti oltre 5.500 articoli, per lo più mascherine pronte per essere immessi sul mercato, tutti contraddistinti dall'utilizzo, ovviamente senza alcuna autorizzazione, dei marchi e dei disegni riconducibili a importanti brand della moda, nonché a società di calcio. I prodotti illegali sono stati sottoposti a sequestro, mentre la responsabile, una cinquantenne residente in provincia di Rimini, è stata denunciata. Parliamo di coronavirus. A Prato altri 29 tamponi positivi, ci sono anche 6 ragazzi che frequentano la scuola. Al Gramsci Keynes una classe è stata messa in quarantena. Alessandra Grati. Torna a salire il numero di positivi al Covid in provincia di Prato. Nelle ultime 24 ore sono stati 29 nuovi contagiati, che portano il totale da inizio epidemia a 1.036. Tra questi 6 sono ragazzi in età scolare e infatti stamani sono scattati provvedimenti per le scuole. E in particolare al Gramsci Keynes, dove dopo la scoperta della positività al tampone di una studentessa, l'ASL ha comunicato al preside Stefano Pollini la necessità di mettere in isolamento domiciliare i 25 ragazzi che frequentano la classe. Mentre in una quarta, dove è risultato positivo un altro ragazzo, è stato disposto il tampone per i 4 compagni con i quali aveva avuto più contatti. In Toscana le nuove positività riscontrate sono 300, 171 identificati in corso di tracciamento e 129 da attività di screening, su un totale di 10.014 tamponi analizzati. Numero record. L'età media dei casi odierni è di 40 anni circa e per quanto riguarda gli stati clinici il 68% è risultato asintomatico. I ricoverati sono 151, 6 in più, di cui 28, come ieri, in terapia intensiva. Oggi si registrano 2 nuovi decessi in Toscana. Si tratta di 2 uomini ultraottantenni, residenti a Firenze e a Massa Carrara. E nel tardo pomeriggio il comune è stato informato che uno dei bambini positivi al Covid accertati oggi frequenta il nido comunale Il Borgo a San Paolo. Per questo motivo i 10 bambini che fanno parte del nucleo bolla del piccolo sono stati messi in isolamento a casa. La ASL dovrà poi decidere se applicare analogo provvedimento anche per le educatrici. Il bambino contagiato mancava dal nido dal 1 ottobre. Cambiamo argomento, è online il bando per le case popolari. Rispetto a 5 anni fa sono cambiati i requisiti. Sentite Leonora Barbieri. È stato pubblicato lo scorso 30 settembre e resterà aperto fino al prossimo 23 dicembre il nuovo bando per l'assegnazione delle case popolari. Sono già arrivate 85 domande, di cui 39 inoltrate online, ma le istituzioni comunali del Pratese ne attendono almeno 2.000, quante quelle arrivate con il bando 2015. Rispetto a quella selezione i criteri sono cambiati perché nel frattempo è stata approvata la nuova legge regionale. In sostanza vengono premiati fragilità e stanzialità con più attenzione alla legalità. Avranno qualche punto in più chi ha la residenza più lunga, da più tempo, diciamo da oltre 10 anni o fino a 10 anni, chi ha in casa dei portatori di handicap e coloro invece non potranno fare la domanda, coloro che hanno riportato delle condanne penali sono superiori, che prevedono 5 anni diciamo di pena.
Per aiutare gli anziani e i cittadini più fragili nella compilazione della domanda, che è solo online, l'ufficio Casa del Comune di Prato ha messo in piedi una squadra di facilitatori e un numero verde 882 11 82 per dare informazioni o per prendere appuntamento con i facilitatori per un totale di 10 persone dedicate a questo servizio. C'è anche un'altra buona notizia per chi ha bisogno di una casa: a darla è l'ingegnere Giulia Bordina di EPP Edilizia Pubblica Pratese. La consegna di circa 200 alloggi da qui al 2022. Sono interventi che sono già programmati e finanziati e si suddividono in nuove costruzioni, recuperi, acquisto, perché negli ultimi anni Edilizia Pubblica Pratese ha messo in campo anche questa nuova misura dell'acquisto da libero mercato, e alloggi di risulta, che sono alloggi che vengono restituiti al patrimonio pubblico dagli assegnatari, che li lasciano per vari motivi, che possono essere o la decadenza, lo sfratto oppure anche il rilascio spontaneo. Parliamo di stage all'estero per i ragazzi della scuola Datini, l'appuntamento però è per luglio del 2021. Dopo le lezioni, al Datini riprendono anche gli stage all'estero, per ora solo in Europa, ma intanto è un lento ritorno alla normalità. Con Erasmus Plus, finanziato con 457.000 euro dalla Comunità Europea nel biennio 2020-2022 e promosso da Rete Progetto Made in Italy, di cui il Datin è capofila, studenti, neodiplomati e docenti potranno fare un'esperienza di lavoro e di insegnamento all'estero. Beh, questo è un progetto biennale, quindi è un progetto, speriamo di uscire il prima possibile dall'emergenza Covid. È un progetto che prevede la mobilità internazionale degli studenti, 80 studenti del quarto anno e 40 studenti neodiplomati, oltre a 20 docenti, mobilità nei paesi dell'Unione Europea. Abbiamo già comunicato ai ragazzi che ci sarà una selezione, noi punteremo molto sul merito, selezioneremo sia ragazzi che si sono diplomati nel 2019-20 che i nuovi, i neodiplomati, quelli del 2021, e loro partiranno alla fine di luglio. Un momento comunque atteso dai ragazzi, che da sempre hanno dato la massima disponibilità a partecipare agli stage formativi all'estero. Felici dopo 6 mesi di poter tornare a effettuare attività pratica di alto livello, e loro sono entusiasti, aspettano che ci siano nuovamente le condizioni per tornare nuovamente all'estero. È tutto, non ci sono altre notizie, grazie per averci seguito, arrivederci.